Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri sono state rilasciate due nuovissime evoluzioni su FC24 che danno una infinità veramente incredibile di combo da poter andare a effettuare e oggi andiamo a vedere insieme quali sono le migliori scelte. Le due evoluzioni in questione sono la Weak Foot Training, ovvero l'allenamento piede debole, e la Skill Moves Training, ovvero l'allenamento stelle skill. Per quanto riguarda l'allenamento piede debole, sarà possibile evolvere un giocatore che abbia overall massimo 84, che sia un attaccante, abbia massimo 89 di velocità e di tiro, massimo 83 di dribbling, massimo 8 playstyle e massimo 4 di piede debole. Andremo ad ottenere così un più 1 di piede debole, 2 playstyle base, ovvero il Press Proven e il Quick Step, più 3 di overall, più 3 di velocità, più 4 di passaggio, più 3 di fisico, più 3 di tiro e più 7 di dribbling. Le opportunità in questo caso, andando a schiacciare qui su Eligible Players, sono veramente tantissime, ma non vi preoccupate perché poi appunto all'interno di questo video l'obiettivo è proprio quello di vedere i giocatori migliori. Inoltre si tratta di una sfida completamente gratuita, per cui non dovrete andare a spendere né crediti né FC Points per poterla attivare. Stesso discorso vale per la Skill Moves Training, che è anche in questo caso una evoluzione gratuita che ci permette di poter evolvere un giocatore che abbia overall massimo 84, che sia un attaccante, massimo 90 di velocità, massimo 84 di tiro, massimo 85 di dribbling, massimo 8 di playstyle e massimo 3 di stelle skill. Andremo a guadagnare così un più 1 di stelle skill, 2 playstyle, il pallonetto ed il power shot basic, più 3 di overall, più 3 di velocità, più 4 di passaggio, più 3 di fisico, più 7 di tiro e più 3 di dribbling. Anche in questo caso, schiacciando qui sui giocatori che possono rientrare all'interno di questa sfida, veramente ne abbiamo una valanga. Ma la cosa molto interessante per quanto riguarda queste due evoluzioni è la possibilità di andare a concatenare insieme tantissime evoluzioni che sono ancora attive per portarci a casa dei giocatori veramente molto interessanti. Io in particolar modo ne ho individuati 3 e ce li andiamo ad analizzare per bene in maniera tale da capire se effettivamente possono valere la pena. Il primo giocatore di cui voglio parlare è Brill Embolo, attaccante svizzero del Monaco, che nella sua versione base, quindi addirittura oro non raro, parte da un overall di 78, presenta 3 di skill e 4 di piede debole, ha uno stile di corsa mostly lengthy, è un giocatore molto fisico di 1,87 m, che se noi andiamo a guardare su quelle che sono le sue statistiche di carta base, comunque non sono malvagie perché ha una discreta velocità, ha un'ottima potenza tiro accompagnata anche da una buona finalizzazione, per essere una carta 78 ha anche una discreta freddezza e in più ha un ottimo 86 di forza. Che cosa significa questo? Significa che non utilizzato magari prettamente da punta, perché soprattutto se preferite giocatori che insomma fanno un determinato tipo di movimenti con la palla tra i piedi, lui non saprà accontentarvi, però visto e non concesso che adesso andiamo a vedere come diventa evoluto, per me da super sub in determinati momenti della partita potrebbe fare la differenza. Andiamo a vedere perché. Perché, come vi dicevo in precedenza, queste carte qui è possibile andare a sfruttarle con evoluzioni concatenate e quindi partendo da quella che è la Keeping Balance, ovvero il mantieni l'equilibrio, che è a pagamento, ve lo ricordo, con 75.000 crediti o banalmente 350 FC Points, quindi praticamente il costo di un draft, me lo andate a portare già a 81 di overall con un guadagno statistico di più 3 in velocità, più 4 di tiro, più 4 di passaggio, più 3 di dribbling e anche un bel più 3 di fisico. Quello che però ovviamente ci fa più piacere in questo caso è il guadagno del playstyle del Quick Step Plus, ovvero il razzetto che aiuta questo Embolo a andar via ancora di più in velocità sfruttando anche il suo gran body type. Una volta che noi l'abbiamo trasformato, andiamo ad applicare innanzitutto la Weak Foot Training, quindi ricordo sfida gratuita, e lo portiamo da 4 di piede debole a 5 maxandolo e aumentiamo anche le statistiche da 84 a 87 di velocità, da 81 a 84 di tiro, da 74 a 78 di passaggio, da 78 a 85 di dribbling e da 86 a 89 di fisico, rendendolo un giocatore molto più cristiano. Però noi non siamo contenti e quindi, visto che abbiamo ancora quella della Skill Moves Training da poter applicare, gli andiamo a fare anche questa gratuita e lo portiamo a 87 di overall con 4 stelle skill e 5 piede debole, quindi
quasi benjeddereggiante questa carta sotto quel profilo lì. 90 di velocità, 91 di tiro, 82 di passaggio, 88 di dribbling, 92 di fisico e dei gran play style, perché avrebbe il power shot base, il rapido, il razzetto dorato e poi anche il play style del pallonetto, che è una giocata che non si vede tantissimo perché i pallonetti non sono forti quest'anno, però il pallonetto argento comunque dà una mano. Quindi voi praticamente per 75.000 crediti, o meglio ancora 350 FC points, vi siete portati a casa, secondo me, un grandissimo super sub in stile Balotelli, di cui vi ho parlato qualche giorno fa. Secondo giocatore di cui voglio parlare è Jordan Larson, una carta che si presenta nella sua versione argento, un po' come Embolo, già con degli ottimi parametri, perché partiamo da un alto di work rate, 82 di velocità, 72 di tiro, 70 di passaggio, 75 di dribbling e 70 di fisico. Quello che però spicca su questa carta sono già i playstyle base, perché ha il tiro a giro, il power shot, il driven pass, il rapido e poi vabbè ha anche le giocate di classe e il primo tocco che ci interessano relativamente. Anche in questo caso la comodità di questo Larson è la possibilità di andarlo a concatenare con diverse evoluzioni. Quali sono le evoluzioni? Andiamo subito a vedere. La prima è la Stop Right There, ovvero una sfida che vi ricordo essere costosa, perché costa comunque 75.000 crediti o 350 FC points, come nel caso di prima con Embolo. Ed in questo caso lo portiamo da 74 a 77 di overall, guadagniamo già uno di piede debole e andiamo a prendere anche un discreto più 9 di passaggio, un più 7 di dribbling e un più 2 di fisico, andando così a rendere questo giocatore già un po' più completo in quelli che erano gli aspetti carenti della carta. Però non ci fermiamo e dopo la Stop Right There andiamo a fare la Cut Inside, ovvero la taglia dentro, andando a potenziare così l'overall di 4, andiamo ad aumentare di 1 il piede debole, quindi da 4 passiamo a 5 e lo maxiamo. Aumentiamo la velocità, a 82 andiamo a 84, abbiamo più 8 di tiro, addirittura più 5 di passaggio, più 2 di dribbling e più 4 di fisico. Per cui anche in questo caso ci ritroviamo già adesso con un giocatore che può ricoprire svariati ruoli e che stiamo pian pianino rendendo sempre meglio. Andando poi a sostituire alla Cut Inside la Skill Moves Training, abbiamo un giocatore tra le mani che inizia a diventare sempre più convincente. Perché? Da 81 di overall passa a 84, le stelle skill da 3 passano a 4, la velocità sale a 87, il tiro sale a 87, il passaggio ad 88, il dribbling a 87 e il fisico a 79. Quindi sta prendendo sempre più le sembianze di uno di quegli esterni che a noi piace, perché messo lì in fascia, anche in questo caso soprattutto da super sub, visto che è un giocatore che svedese del Groningen, faccio fatica a pensarlo titolare chiaramente, però a partita in corso questo potrebbe darvi qualcosa, perché tante volte mi chiedete: ma te quali sono i migliori super sub? Tante volte con queste evoluzioni ce le andiamo a costruire noi in laboratorio. Ma la ciliegina noi la andiamo a mettere con la finisher come evoluzione, perché è vero che la carta rimane 4-5, però guadagniamo 90 in velocità, 93 in tiro e in passaggio, 91 in dribbling e 82 di fisico, e ci portiamo a casa soprattutto il playstyle plus della Trivela, che va a completare un quadretto incredibile, perché qui abbiamo, oltre a quello, il power shot, il press proven, il tiki taka, il rapido, il primo controllo, il pallonetto, il driven pass, il tiro a giro e le giocate di classe tutto base. Questo praticamente diventa un esterno con i controfiocchi ed è un giocatore che per 350 FC points o anche 75.000 crediti vi spendete come super sub a lungo e magari lo potete pure rievolvere in futuro facendolo diventare sempre meglio. Quindi sto Larson, soprattutto per i playstyle, veramente promossissimo. Chiudiamo invece con un altro giocatore, una sorta di hidden gem, ovvero Bradley Barcola, che potremmo un po' paragonare a Dembélé, perché è un esterno destro e gioca nel Paris Saint-Germain, un acquisto di quest'anno dei francesi, francese anche lui, e che se andiamo a fare con le sfide che vedete qui a schermo, ovvero la prima la Skill Moves Training, che è gratuita, successivamente lo andiamo a mettere nella Founder 2, che anche qui sfida gratuita, portandolo da 76 a 81. Dopodiché
Dopo avergli fatto la founder, lo mettiamo nella weak foot training, quindi l'altra sfida uscita ieri, e infine lo andiamo a piazzare nella sfida finisher, quindi lo portiamo da 76 ad 87 con più 11 di velocità, più 18 di tiro, più 16 di passaggio, più 16 di dribbling e più 11 di fisico, ma soprattutto mi diventa 5 skill, 5 piede debole e si becca pure il tratto della trivela, quindi praticamente un Dembélé bustato e con il playstyle che ci permette di poter sparare tiri da fuori che sappiamo essere molto molto insidiosi. Anche in questo caso abbiamo tutte sfide gratuite, la Skill Moves Training, la Founder e la Weak Foot. L'unica che andremo a pagare sarebbe la Finisher, che costa 100.000 crediti o 500 FC Points, che io consiglio sempre di usare quando si tratta di evoluzioni. Sparate sempre le FC Points, che vi permette di andare a risparmiare i crediti che comunque ci sudiamo ogni giorno. Quindi Barcola, secondo me, di questi tre si piazza leggermente dietro Larsson, perché Larsson ha un pacchetto di playstyle veramente clamoroso, e un pelo davanti invece a Dembélé. Quindi se vi devo dare una mia preferenza, vi dico Larsson, Barcola e Dembélé. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere come al solito nei commenti se siete d'accordo con questi giocatori, oppure quali sono le vostre idee per queste due nuovissime evoluzioni. A me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Il vostro Liberoschi, un salutone e a presto. Ciao!